Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina e Madre della Pace, San Giuseppe, l'eterno riposo, dona loro Signore, prenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Io amando il suo figlio Gesù, perché avessimo la vita per lui. Io che per primo accetto noi, suo figlio si è aperto ai nostri peccati. Silenzio!
Divina, Madre di Misericordia. Iisus e Maria, draga djeco, moj ljubljeni sin je uvijek molio i slavio Oca Nebeskoga. Uvijek mu je sve govorio i u njegovu se volju uzdao. Tako biste i vi trebali činiti, djeco moja, jer Nebeski Otac uvijek sluša svoju djecu. Jedno srce u jednom srcu. Ljubav, svjetlost i život. Nebeski Otac se darovao po jednom ljudskom licu, a to lice je lice moga sina. Vi, apostoli moje ljubavi, vi biste trebali uvijek lice moga sina nositi u svojim srcima i svojim mislima. Vi biste uvijek trebali misliti na njegovu ljubav i njegovu žrtvu. Trebali biste moliti da uvijek osjećate njegovu prisutnost. Jer, apostoli moje ljubavi, to je način da pomognete svima onima koji ne poznaju moga sina, koji nisu upoznali njegove ljubavi. Djeco moja, čitajte knjigu Evanđelja. To je uvijek nešto novo. To je ono što vas veže uz moga sina, koji je rođen da donese riječi života svoj mojoj djeci i da se žrtvuje za sve. Apostoli moje ljubavi, nošeni ljubavlju prema mome sinu, donosite ljubav i mir svoj vašoj braći. Nikoga ne sudite, svakoga po ljubavi prema mome sinu volite. Na taj način ćete se brinuti i za svoju dušu, a ona je ono najdragocijenije što vam uistinu pripada. Hvala vam. Gospa je, kako je Mirjana kazala, blagoslovila sve nazočne i sve nabožne predmete koje smo donijeli za blagoslov, a nakon čitanja poruke gruboga prijevoda na engleskom i italijanskom, zamolit ćemo sve prisutne svećenike da blagoslove naše nabožne predmete. The rough translation in English, I would like to remind you that the correct translation in the written form you will have a chance to find during the day. This is only the rough translation. Dear children, my beloved son always prayed and praised the Heavenly Father. He always spoke to him everything, and he trusted in his will. That is how you also should do, my children, because the Heavenly Father always listens to his children. One heart in one heart. Love, light, and life. The Heavenly Father gave himself to us through one human face, and that face is the face of my son. You, apostles of my love, you should always carry the face of my son, the image of my son in your hearts and in your thoughts. You should always think on his love and his sacrifice. You should pray that you may always feel his presence. Because, apostles of my love, that is the way to help to all those who do not know my son, who did not come to know his love. My children, read book of gospel. That is always something new. That is it what connects you with my son, who was born to bring you the words of life, to bring the words of life to all of my children, and to sacrifice himself for all. Apostles of my love, carried by the love towards my son, bring love and peace to all your brothers. Do not judge anyone, but through the love of my son, love everyone. In that way, you will take care also for your soul, and this, your soul is what is the most precious, what truly belongs to you. Thank you.
has been done. I informed this Our Lady blessed all of us in all the religious articles, and after reading the rough translation of the message in Italian language, we'll kindly ask all present priests here to bless our religious articles, reminding that Our Lady gave us her motherly blessing. Cari figli, mio amatissimo figlio ha sempre pregato e glorificato il Padre Celeste. Gli ha detto sempre tutto e ha confidato nella sua volontà. Così anche voi dovreste fare, figli cari, perché il Padre Celeste ascolta sempre i suoi figli, un cuore dentro un cuore, l'amore, luce e la vita. Padre Celeste si è donato per mezzo di un volto umano, e questo volto è volto di mio figlio. Voi, apostoli del mio amore, voi dovreste portare sempre nei vostri cuori e nel vostro pensiero il volto di mio figlio. Voi dovreste sempre pensare al suo amore e al suo sacrificio. Dovreste pregare per poter sempre sentire la sua presenza, perché, apostoli del mio amore, questo è l'unico modo ad aiutare tutti coloro che non hanno conosciuto mio figlio, coloro che non hanno conosciuto il suo amore. Figli miei, leggete il libro del Vangelo. C'è sempre qualcosa di nuovo. Questo è ciò che vi lega al mio figlio, che è nato per portare la parola della vita a tutti i miei figli e per sacrificarsi per tutti. Apostoli del mio amore, portati dall'amore verso mio figlio, voi portate l'amore e la pace a tutti i vostri fratelli. Non giudicate nessuno. Amate tutti per mezzo dell'amore verso mio figlio. In questo modo voi vi occuperete nelle vostre anime, e cioè essa è ciò più prezioso che veramente vi appartiene. Vi ringrazio. La Madonna ha benedetto tutti noi presenti e tutti oggetti sacri portati per la benedizione, che adesso tutti i sacerdoti presenti qua benediranno. Il Signore benedica tutti gli oggetti di devozione e di pietà che avete con voi, immagini, statue, rosari, croci, che porterete ai vostri cari attraverso la preghiera personale e la benedizione, si ravvivi in coloro che ne riceveranno i doni della fede e della carità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.